L'accesso venoso in pediatria è uno strumento fondamentale per la gestione dei pazienti sia in fase acuta che in fase cronica. Tutti i giorni noi affrontiamo il problema appunto in ospedale ma anche in setting domiciliari di bambini che hanno bisogno di terapie infusionali ed avere un accesso venoso stabile è uno dei cardini per portare questi pazienti alla guarigione o comunque al miglioramento della loro prognosi. Dobbiamo sapere quindi come professionisti della pediatria che tipo di accesso venoso utilizzare, quando utilizzarlo e come utilizzarlo, quindi dobbiamo sapere quando quel bambino ha bisogno di un accesso venoso periferico, quando ha bisogno di un accesso venoso centrale, dobbiamo sapere quali sono le indicazioni per singola famiglia di pazienti pediatrici, quindi il bambino prematuro avrà delle indicazioni diverse rispetto al neonato a termine, rispetto al lattante e rispetto al bambino più grande o l'adolescente al giovane adulto, così come nell'ambito delle diverse patologie noi possiamo avere diverse necessità e quindi sapere se quel paziente ha bisogno di un accesso venoso periferico, di una cannula, di un midline o di un accesso venoso centrale, un catetere a breve termine, un CIC, un catetere tunnelizzato o un port, è di fondamentale importanza perché influenza la prognosi e l'outcome di questi pazienti. Quindi se ci troviamo di fronte al neonato stabile, magari basta solo una cannula periferica per fare un po' d'antibiotico. Il discorso è diverso se è un prematuro, un grande prematuro, ed è allo stesso modo importante sapere come gestire le vene di un bambino, ad esempio, che viene in ospedale per essere operato di appendicite. Il discorso si fa ancora più complesso per i pazienti con malattie croniche, il bambino oncoematologico, il bambino con disabilità, il bambino cardiopatico, hanno delle loro peculiarità per quanto riguarda gli accessi venosi che dobbiamo sapere perché, appunto, influenzano la gestione del loro percorso diagnostico-terapeutico e quindi influenzano la loro prognosi.